Hey guys, how are you guys doing? Hope you guys are doing amazing. Happy Sunday. Today is Sunday, yeah. I just want to do a quick intro because right now I'm running late. Just little vlog for today, you know, to bring you guys along. And today in Torino, there's a concert, like there's a show, a free show, like, and one of the there's one guy called Enzo. Is a very, very popular celebrity, an Italian celebrity. He's a media persona, a radio, television, and all that put together. It's a big boss, you understand? So I'm so happy that, yeah, he's coming to Torino and he's doing a free show. Like, who wouldn't like a free show? So I had to jump into go and see what's happening over there, because this is somebody I really want to meet. I've not met him one-to-one, so I think it would be nice when I say, ciao, come sta, Enzo, si, sono Globrandi, facciamo un foto insieme. Sorry, I'm just goofing around. Anyways, so I just want to go there because not every time you pay for a show. Sometimes when it's free, approfittare, come on there to approfittare. So I'm going to profit from this free show today, because you don't have to be spending, you know, it's COVID period. This period, you know, money is really not easy to come by. So when they say free, then you jump in. I know most of you don't like freezing, but I love freezing. I like it. Anyway, so guys, I'm gonna bring you guys along and let's see what they have for the evening. Because starting by 6 and I'm kind of running late. The place is a bit far, I don't know my way, so I have to use brother Google to, you know, so Google can show me, you know. So I've never been to that area. No, I don't know. I don't think I've been to that area, but when I saw it, it's a place I've really never visited in Torino. Yeah, Torino is a large place. It's a large city. It's big. So let me see and see what I can be able to catch around. So guys, come with me. Let's go and bang there. Oh, I don't know. You guys cannot see my outfit. So, oh my God. I'm at home alone. Nobody to help me. So maybe I might see one good Samaritan. I'll say, come on, hold the camera for me. Video me so that my fans can see me. Anyway, see you guys. I'm talking too much, right? Please, if you haven't subscribed to this channel, please subscribe, okay? Subscribe. Thank you so much. And don't forget to put on your post notification so that you can be notified whenever I upload any of our juicy contents. See you guys in a bit. Hey guys, I just arrived at the venue right now and we are waiting for our showman. And there's something I like about the white. Can you imagine? It's a free show and they gave me free water, like cold chilled water. Like, do you want water? I said, yes, I want water. Am I buying it? He said, no, free. And free water, free show. Makes sense. Let me turn the camera around so that I see people are seated already. And I'm sitting elegantly and looking beautiful here because I happen to be the only chocolate in the maze. You know when I mean? Chocolate, you know? So I'm feeling myself. I'm just feeling like a princess over here because everybody just like looking at me like, oh my God, who is she? Like, especially when everybody is kind of white chocolate and you are the only dark chocolate. So I'm actually feeling myself right now, you know? Yeah. You can see the stage is set, so we are waiting for the showman to come, and this is a way arranged for one of us. The show is about to go on, like the show is about to kick on right now, and then yeah, I think it's infatti lei stavo forse poi sono detto no, lui è di Torino, si vede. Il cane invece di che razza è? È razza di Torino, c'è cioè una razza nuova. Un mastino napoletano è arrivato. Va bene, buonasera, io sono contento questa sera di essere qua in mezzo a voi. Occhio che. Grande. Se stai, facciamogli un applauso. Per il nostro Matteo magazziniere. No, aspetta, chi è che ha urlato così? Sembrava un orgasmo, signora. Ma lei lo conosce?
No, se avete bisogno, cazzo, ma is going to enter. Ditemi, chi è, con chi devo interferire? Chi è che dove va? I have an appetizer with Iacchetti, so very soon. Aspetta, big non ho capito. Guy will enter as the main, deve fare the i panimenti. Ma chi c'è? You know? Ah, lei viene qui nel cantiere, c'è che... Ma that guy is good, the comedian, like... Ma gira veramente la droga, ma con chi ce l'ha? Chi è che con chi ce l'ha? Voglio che sono curioso, ce l'ha con te. Tu che lavoro fai? Cose, delle canzoni bellissime, ricordando gli Annacci, quindi cioè, tutto quello che lui fa comunque a me piace tantissimo. E quindi è con un grande onore che io questa sera sono contento di presentarvi su questo palco un mito. Signore e signori, Enzo Iacchetti! Buonasera, grazie, benvenuti. I più attenti di voi forse si sono accorti che non sono io Enzo Iacchetti, posso salire sul palco, mi hanno già cacciato. Però ha già il microfono acceso, sentite, era di fianco a me, adesso c'era come fai a fare un video era la cinepresa un metro dietro di me, che devo salire, non riesci a arrivare perché vogliono tutti i selfie, faccio il selfie, il video, che c'è il covid, il cazzo, hai il microfono acceso, adesso io sono nell'imbarazzo di coprire un attimo questo detto, momento di... Hanno già detto, Enzo, è in passato. No? Wait. E allora aspettiamo che dica Enzo. Enzo Iacchetti! Ecco, magari. Buonasera. Ciao, vi abbraccio, grazie, venite. Oh, che bello vedervi in questa serata fredda, direi. Oserei dire anche così, stare insieme è bello, senza la mascherina è molto più pericoloso. No, per dire, grazie, guardate come vi ho pensato, sono andato alla Coop e ho rubato delle caramelle. Oh, mannaggia! Benissimo, no, non vi lascio da soli. Un momento, oh, lei do un bacio di dama. Oh, grazie. Bacio di dama. Bacio di dama per un po'. Ecco le caramelle anche per voi. Oh, okay. Voilà. C'è un altro bacio di dama, volevo darlo alla mia promessa sposa, ma non vedo un'età conciliabile. Sì. Vado a questa signora un bacio di dama. Oh my god. Ma, contenti. Bene, oh my god. A queste okay, cose che vedo, anzi, lei dice non ne ha più? No, ne ho ancora. In fondo una di là. Ecco. I bambini, la signora e via. Sì, ma che se è caduta non fate così però. Sono caramelle buone, eh? Bene. Bene, come ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sì, sono contento. Si mette a comodo e dopo che l'hanno fermata dietro davanti a sì lunga, ma con questi video io non lo so, un ragazzino lì da un'ora mi fa voglio farle un video mi fa vedere un video del suo, guardi che bello il video del mio cane, c'era un cane bianco con lui che gli tirava il bastoncino e lui, ci teneva a farglielo vedere questo sì video. Voleva farmi vedere sto video e tirava a questo cane bianco il bastone, diceva Black, vai a prenderlo. C'è un cane bianco, si chiamava Black. Black, perché sai, sti giovani fanno le cose storte. È una gioventù confusa, diciamo. Sì, poverini, non è colpa loro. E sto Black portava il bastone indietro. Poi gli ritirava il bastone e Black, vai a prenderlo. E Black andava a prenderlo e glielo portava indietro. Io c'ho un cagnolino che quando gli tiro il bastone sta fermo lì perché pensa e dice se l'ha buttato via vuol dire che non gli serve più. Sei telefoni di chi? Oh my god, that guy is a comic. Ma you can't imagine what he's doing. You can't imagine what he's doing right now. Cioè non è che la polizia postale fa il muratore. Se uno viene acchiarato il telefono, la polizia postale interviene anche a Natale, no? Signora, ma lei che chi gli ha fatto? C'è qua sua mamma che ha denunciato la scomparsa del telefono di sua figlia. Ma lei ha denunciato la scomparsa, lei è figlia unica?
E allora sarà l'altra sorella. Oh my God. Aspetti, aspetti che le passo l'agente femmina, eh? Le passo l'agente Carmen, è un sergente maggiore, eh? Applauso anche alla figlia. Ve lo dica che ha preso un applauso, eh? Ha preso più, è incazzata nera, però ha preso il più bello applauso della serata, glielo dica, che è vero. Io così grosso non l'avevo preso. Pensate a quei 10-12 secondi della tua lettera, che tu l'hai finalmente trovato e appoggiato, perché di più non puoi, e lui va, parte, improvvisamente si spegne la luce. Cosa ti viene in mente di fare? Ti giri per vedere se c'è l'interruttore. L'interruttore non c'è, ti giri di là per vedere se è di là. È logico che questo movimento fa agitare le fotocellule e la luce si riaccende. È chiaro che per terra c'è un delirio, ma poi non è colpa nostra, insomma, è colpa degli albergatori, va bene? Dei ristoratori. Devo dedicare, andarmene dedicando una canzone d'amore, se permettete. E ci sta molto bene, una bella sigla, grazie, conclusiva, dove andiamo a chiudere il musica. Grazie, grazie. Musica. Dopo, se e vuole, poi ci sono 20 copie del libro che io vuole, metterò la mascherina. Se volete faccio anche le firme sul libro per quei fortunati che lo compreranno. Tanto... Brava, se tu mi amassi, lui le rispose, ma no, che non ti amasso. Enzo Iacchetti! Okay guys, the show is over, and as you can see, almost all the seats are empty because people are gone right now, people have left, and those of us that purchased the book, and that I got my coffee, and it was signed by Enzo, like the famous TV presenter, television, radio and all that, and this is one of the top knot in Italy, and I'm really 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 honored to meet a 101. Have been looking forward to meeting 101 because I've always watching on TV, listening to him on radio set, and I'm really 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 super happy to be here today and meeting 101, and I was opportunity to purchase his book like and signed by him. I can't just wait to digest the juice that is inside this book, and all this. Look at it. So, when you want to be rich, when you want to be famous, or you want to chill with the big boys, you got to tap into their book. I read up your brain, though, because you know. So I'm super happy. You can see people are still signing, those that purchased his book and those that are snapping picture. Yeah, you got a picture from him. We snapped together. I was like, the only chocolate among thousands of white chocolate that is here. You understand? The only chocolate, and my presence was recognized, and I'm feeling myself. I'm actually feeling myself. Anyway, I love this book. I can't wait to read this book. The light is not here, so I have to go on right now. I said, should I end this vlog here? Or I don't know if I can do anything here, so I don't know, Sha, but Sha, is that my English? But yeah, I enjoyed myself, and he talked so much about his history and how he grew up and all that. I didn't even could you imagine that he started talking at the age of 9. He wasn't saying anything. He said he was just an only child, he was retardo de linguaggio. There are some children that don't really start talking, especially male children, and that it happens a lot, and he happens to be one of them. I'm so happy, I'm really happy. I'm happy to be here today, and the guy is so friendly, so warm, cool. You can see him from behind down there.
Anyway, guys, I think we have to call it a day for today. Since I'm done, I have to start going home right now, and it's really late. It's already after 8. And yeah, my book signed by Enzo. I'm proud of this baby girl. Anyway, guys, see you guys. Thank you so much for coming. And please don't forget to subscribe to this great channel. And see you guys on my next one. I love you guys. Bye. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got